Ed eccoci qui al secondo episodio di Hogwarts Legacy, signori. Allora, io vi invito sempre ad iscrivervi al canale, mi raccomando, lasciate sempre un bel mi piace e trovate tutti i link dei social network giù in descrizione, ragazzi, per seguirmi in continuazione. Allora, eravamo arrivati a Hogwarts, eravamo appena entrati a Hogwarts, quindi proseguiamo il gioco proprio adesso, eccolo qua. Eccoci qua. Allora, adagio. Adagio, eccolo qui. Andiamo un po' a vedere cosa ci prospetta il gioco. Dovevamo fare cosa? Vi prova la sala comune. Certo, questo è bello, Sarà meglio eh. Fatto presentarsi. bene. Allora, fatti i fatti tuoi. Questo non mi aiuta. Ok, vogliamo Sì, con che questo. c'è? E senza lui. Sei Sei il il nuovo nuovo arrivo. arrivo. Sono Sebastian Sallow. Benvenuto a Serpeverde. Benvenuto Grazie. Non tutti vengono scortati qui dal ministero. Era un amico del professor Fig, unitosi a noi solo per il viaggio. Comunque, è notevole. a te. Poveretto, che brutta fine. Per fortuna tu e Fig state bene. È stato spaventoso, sì. Ma comunque è un'esperienza davvero unica. Prospettiva interessante. Come avete fatto a scappare, tu e Fig? Sono ancora un po' confuso, sinceramente. In realtà vorrei Volevo io. essere insistente. Pensa a sistemarti, ne riparleremo un'altra Ok. volta. È È stato un stato un piacere. piacere conoscerti, Sebastian. Ti lascio al tuo libro. Piacere mio. Buona fortuna per oggi. Grazie. Ok, devo parlare anche con quest'altri. Come personaggio del gioco. Imelda Reyes. Non vorrei mica muoverlo lì. Ecco, guarda. Non dire che non ti avevo avvisato. Scacco matto. Te l'avevo detto. Scacco Doveva darmi retta. Oh, so chi sei, la nuova recluta dei Serpeverde, quella che è arrivata l'altra sera insieme al professor Fig. matto. Vabbè, non è chiamata Colpo che regola. interessante. Sonotaggio. Arrivi e subito rubi le luci della ribalta agli studenti del primo anno. A proposito, io sono Imelda. Fossi stata con te e Fig, avrei potuto attirare lontano il drago. Ho un talento leggendario per il volo. Ah, lasciami fare perché comunque. Ce la siamo cavata bene da soli. E una scopa non è molto utile se si considera la natura incendiaria dei draghi. Non so a pilotarla, sono io. Beh. Magari uno di questi giorni ti darò qualche lezione. Posso insegnarti cose che la Kogawa non si sogna neanche. A Fammi tal vedere come si proposito, vorrei scova. allenarmi un po' con la scopa prima delle lezioni. Hai molto tempo da dedicare al volo qui a scuola? Lo trovo il tempo. Non c'è nulla come sfrecciare tra le guglie del castello e intorno al campo di Quidditch per schiarirsi le idee. Questo. Arrivederci, Imelda. È stato un piacere. Anche mio. L'ho trovato per scopare. Mi sembra di averne sentita una. Bah, dubito che le sirene si interessino a noi. Ah, visto il brusio sollevatosi nella sala comune, presumo tu sia il nuovo studente del quinto anno. Piacere, Infaustus. Infaustus Goffi. Infaustus. Piacere, Infaustus. Beh, Di il tuo nome. arrivo è stato a dir poco memorabile. Grazie. Mi piace che mi Guarda, arrivo visto sinoti. che qui ho intenzione di farmi notare, tanto vale iniziare subito. Ah, sei decisamente nella casa Lo giusta. sapevo io, sono un Se hai bisogno di aiuto serpeverdenato. per orientarti in questi primi giorni qui, non esitare a chiedere, anche se ne dubito. Non c'è di che. È stato un Grazie, piacere. Infaustus. Infaustus. Felice di averti conosciuto. Il piacere è tutto mio. Anche Fatti vedere mio. ogni tanto. Ok, faremo delle magie terrificanti. C'è il nuovo Serpeverde del quinto anno? La professoressa Weasley ti aspetta vicino alle scale. Però sta professoressa Weasley, io. Questa nonnina. Allo sta. Ha messo il turbo per salire le scale. Oh, oh. Che è sta storia? Guardala lì, guardala. Vecchia balorda. Buongiorno.
Tutto pronto per il tuo primo giorno a Hogwarts? Prontissimo! Tanto che sognavo questo giorno. Mi sembra incredibile essere qui. Beh, credici. E goditela più che puoi. Non avrai un altro primo giorno a Hogwarts. Visto che inizierai direttamente dai corsi del quinto anno, dovrai rimetterti in pari con i tuoi compagni e È una vita che faccio recuperi, ragazzi. Perché alla fine di quest'anno dovrai superare i gufo. Gufo? Sì, il giudizio unico per fattucchieri ordinari. Dall'esito dell'esame dipenderà la tua futura carriera. Dopo aver discusso con il preside dell'istruzione magica del ministero, abbiamo pensato a un sistema straordinario per garantire il tuo successo negli studi. Grazie. Si smaterializza ecco un libro. Qui. Che c'è? Vabbè. È una guida pratica alla magia. Ti aiuterà a tenere traccia di ciò che hai imparato, così potrai padroneggiare ogni materia del quinto anno. Farai bene a sfruttare al massimo questa risorsa incredibilmente preziosa. Grazie. Ma dove l'ha messo? Sotto l'ascella? Sparisce. Grazie, professoressa. Anch'io vorrei avere una ascella così magica. Traccia di ciò che imparo. Forse vederla in azione risponderà a tutti i tuoi interrogativi. Seguimi, ti mostrerò di cosa parlo. Andiamo, professoressa. Da questa parte. Mi sarebbe piaciuto avere qualcosa come la guida pratica quando ero una studentessa. Professoressa. Usare la guida ti insegnerà anche a prestare attenzione a ciò che ti circonda. La guida ti darà l'opportunità di esercitarti nella magia. No, ma io volevo solamente la storia del sì. Così. Non lo faccio più. Sì, invece. Ma qua c'è una cosa. Perché non lanci Revelio su quella statua? E Revelio. Quali informazioni può darti la guida pratica? Raccogli. Oh, ho raccolto una cosa. Sfida sbloccata. Raccogli la guida pratica o questo? Esco, apri la guida pratica. Sono livello 1. Questo è il tuo livello magico. Gli XP, experience, ottenuti dalle sfide aumentano il tuo livello e il tuo potere. La guida pratica tiene traccia della progressione delle sfide. Seleziona una sfida per continuare. Che sono tutto lo 0%, perfetto. Raccogliendo la prima pagina della guida, sbloccato la nuova categoria sfida. Ottenere una sfida che sbloccherai nel corso dell'avventura appariranno qui. Seleziona le pagine della guida pratica per continuare. Perfetto. Ogni sfida si divisa il livello. Ogni volta che superi uno sblocchi delle ricompense speciali, dagli aspetti ai potenziamenti vitali. Le ricompense vanno ritirate nel menu sfida. Torna spesso il scudo dei premi che è sbloccato. Qua c'era una. Tieni gli occhi aperti e troverai tante opportunità come questa dentro e fuori il castello. Andiamo, professoressa Weasley. No, ma c'è il mirino. Salve. Hai fatto progressi, vedo. Sì. Oh, che bel serpe. Sì, però professoressa, cioè, ma si muova. Cos'è chi? Ah, questo è la magia, figo. Lumos! Proteggo! Lumos! Come indovinare? Tempismo perfetto! Ti mostrerò come usare le fiamme della metropolvere per spostarti più rapidamente. Vai. La tua guida pratica contiene una mappa del castello. Aprila e cerca la sala centrale. Apri la mappa. Hogwarts è divisa in due aree principali. Lo sinistro della mappa comprende gli alloggi degli studenti e dei professori, la sala comune delle case e la sala grande.
In questo visuale puoi vedere le fiamme della meteopolvere disponibili nella regione. Le fiamme della meteopolvere verdi rappresentano quelle che hai già scoperto, incluse le fiamme nella sala 1 della tua casa. Le fiamme della meteopolvere grigie, ovviamente, quelle che ancora non ho scoperto e che sono da scoprire. Il lato destro della mappa invece comprende punti di testo scolastico, tra cui la torre di astronomia, la biblioteca e le serre. Selezionare l'area della biblioteca per continuare. La professoressa Weasley ha sbloccato per te le fiamme della meteopolvere della sala centrale. Usa AD per rotare la mappa e viaggia rapidamente fino alle fiamme della meteopolvere della sala centrale con tic tic. Tic è giallo. Tic tic. Eccoci qua, un bel risparmio di tempo. Queste scale conducono dirette alla sala centrale. D'accordissimo con lei. Da lì è possibile raggiungere velocemente qualsiasi punto del castello. Qui l'attività ferve sempre, è il cuore dell'alveare, la nostra stazione di King's Cross, per così dire. Per ora è tutto. Oggi il tuo orario prevede due lezioni. Dovrai seguire incantesimi e difesa contro le arti oscure. E vorrei che tu andassi a Hogsmeade il prima possibile per sostituire il materiale scolastico che hai perso per strada. Grazie, professoressa Weasley. È molto da assimilare il primo giorno Non e ti hai tanto da preoccupare, imparare. io penso io. Fortunatamente, i tuoi professori hanno accettato di assegnarti degli incarichi Sapevo che aggiuntivi. andava a finire così, sempre cose Recupererai, in più. benché non si dica. A giudicare da come hai usato Revelio poco fa, direi che il professor Fig è riuscito almeno a insegnarti le E basi. basi, ma Sì, se io sono un mago professoressa. È provetto. stato molto vago circa gli eventi che hanno preceduto il vostro arrivo, in particolare su ciò che è successo dopo l'attacco del drago. Sospetto che la storia vada ben oltre la ricerca di oggetti e una deviazione nel viaggio verso il castello. Mi dispiace, professoressa, ma temo che sia tutto qui. Il professor Fig ha detto più o meno lo Visto? stesso. Io copro sempre gli Parli amici. del Eccolo diavolo. là. Professor Fig, scommetto che le fischiavano le orecchie. Oh, sì? Sì, si direbbe che lei abbia fornito al nostro nuovo arrivo delle solide basi nel lancio degli incantesimi. Grazie, Ma professor temo Fig. di non potermene prendere tutto il merito, professoressa. La sua predisposizione alla magia è più unica che rara. Beh, sono felice che siate arrivati sani e salvi. Ci sono Dai, fiori, signora bacche e carrozze Weasley. per arrivare a Hogwarts, e lei invece ha scelto di incrociare un drago. Non direi si sia trattata di una nostra scelta, professoressa. Purtroppo è stato il drago a scegliere noi. Beh, basta chiacchierare. Devo Il andare in drago classe sceglie il anch'io. mago, signor Professor Fig, Potter. posso contare su di lei per una spiegazione della mappa della guida pratica? Certamente. Ci pensa lui. Grazie. Buona fortuna. Grazie, E Weasley. ricorda di usare la guida pratica. Il suo aiuto ti sarà prezioso. E lo sarà anche per me. La userò per tenermi aggiornata sui tuoi progressi. Allora, non Sì, iniziamo professoressa. a Segui fare i le tue miei lezioni fatti di miei, va oggi bene? e vieni a cercarmi in aula quando avrai finito. Ti spiegherò meglio gli incarichi di cui ti parlavo. Ok. E vedremo di organizzarti un viaggetto a Hogsmeade per quei materiali. Parla con il professor Fig. Professore, che bello vederla. Piacere mio. Speravo proprio di incrociarti oggi prima che ti immergessi completamente negli studi. Stavi sfuggendo magistralmente all'interrogatorio della professoressa Weasley sul tuo arrivo tardivo? Ho fatto del mio meglio, ma quasi sicuramente sospetta che non siamo del tutto sinceri al riguardo. Sì, beh, la professoressa Weasley è una strega brillante e acuta. Hai fatto bene a tenere per te i dettagli per ora. Non sappiamo dove condurrà l'impresa in cui ci siamo imbarcati. Potrebbe richiedere più flessibilità coi tempi di quanto lei voglia concederti. E potrebbe sentirsi costretta a riferire al preside dei dettagli che sarebbe meglio rimanessero fra noi. Capito, professore. Bene, Certo. tu hai talento, è vero. Ma proprio per questo hai l'obbligo morale di addestrarti al L'obbligo meglio. morale innanzitutto se lo tenga Fortunatamente per lei. hai a disposizione un'ottima squadra di streghe e maghi pronta a guidarti.
Parlando di guide, devo dirti una cosa onde evitare un altro rimprovero della professoressa Weasley. Vorrei mostrarti l'incantesimo che abbiamo incluso nella mappa della guida pratica. Ok. Aprila e dacci uno sguardo. Dov'è la mappa? Questo icona rappresenta le missioni principali. Completandole, farai progredire la storia, sbloccherai le nuove funzioni e riceverai esperienza. Alcune missioni sono bloccate per acquisire l'incantesimo livello. In questo caso sarà necessario aggiungere il livello richiesto o possedere l'incantesimo necessario per avviare la missione. Imparare incantesimi completando gli incarichi dei professori o come ricompensa delle missioni. Ok, allora questa. Lezione di difesa contro le arti scure. Ricompensa levioso. La mappa è incantata, ti aiuterà a trovare la strada. Grazie, professor Fig. Tornerà molto utile. Grazie mille. Beh, direi che ti aspetta una giornata intensa tra le lezioni e la visita a Hogsmeade per comprare i materiali, inclusa la bacchetta. Il signor Ollivander ti piacerà, è un artigiano eccezionale e mio buon amico. Quando avrò vedo l'ora di incontrare Ollivander. Il nostro misterioso medaglione te lo farò sapere. Per adesso concentrati sulle lezioni e fa attenzione in classe. Ciò che impari tra queste mura servirà ben più che superare i gufo. Ok, andiamo a contare la lezione. Esordio Hogwarts completato. Lancia la bussola incantata. Ah, figo. Ok, mi mostra la strada. Certo, forse la tastiera è un po' meccanico spostarsi. Buono, inizio. Superficium! Superficium! Ah, ah! Hai il tuo meglio? Bombarda! Leviosa! Professoressa Hecate! Siete pregati di non farvi a pezzi in orario scolastico. Gli studenti sono sostituibili, ma questo teschio di nero delle Ebridi è un pezzo unico. È un ricordo dell'assalto contro i bracconieri del 1878. Lo conoscerete? No. Ora, vi chiederete come ha potuto un'anziana come me sconfiggere da sola la più grande banda di bracconieri del Galles orientale e sopravvivere per vantarsene. Con la conoscenza. Grande, professoressa. Ah. Per le persone sagge, l'età conta ben poco. Oggi ci eserciteremo con un incantesimo che mi ha salvata dai maghi oscuri più volte di quanto mi piace ricordare. Levioso. Levioso? Un incantesimo di levitazione? Levioso! Un avversario sorpreso e un avversario debole. Vuoi provare a difenderti, Pruett? Una cosa che ho imparato bene da indicibile è il valore della semplicità. Soprattutto nel cuore della battaglia. Ora, mettiamo alla prova ciò che abbiamo imparato. Partendo da zero. Partiamo da zero. Tieni salta la bacchetta. Con rotella. Ah, col mouse. Puoi guidarla lungo il percorso del simbolo per apprenderne l'incantesimo. Nel quale ti viene richiesto. Vai. Levioso. Levioso. Tacchete. È levioso, non leviosa. Ora proviamo con qualcosa di più grosso. Tipo? Prego. Incantesimo base. Visto? Il manichino ha deviato la magia. Certo. Ora lancia prima levioso, poi l'incantesimo base. Un avversario solo più. Bene. Ora. Ben fatto. Ah, ora ti devo fare. Ok.
pratica il duello. Vabbè. Iniziamo con voi due. Duellanti ai vostri posti. Ecco il tuo benvenuto a Hogwarts. Ora, esigo un duello reale. Userete solo Levioso, incantesimo base e Proteggo. Potete iniziare. Grazie, professoressa. Non lo faccio a pezzi. Sarà un gioco. Sei in ottima forma. Lo so. Curati. La fortuna non c'è. Non può essere stupidice. Questo complica un po'. Diciamo che il mare... Se sono tutti gli studenti che fossero così. Ah, il duello in nove stati. Cioè, questo era veramente easy. Non male come prima volta. Devo dire che ti difendi bene. Lo so. Perché ho quel sorriso di Yoda? Lo devo togliere dalla faccia. Ti ho messo alla prova e ti sei dimostrato all'altezza. Punti per Serpe Verde. Grande. Grazie, professoressa Hecate. Sono felice di aver avuto la possibilità di esercitarmi. Da ciò che ho visto oggi, credo proprio che possiamo aspettarci grandi cose da te. Pretendo l'eccellenza dai miei studenti, perché non solo siete in grado di raggiungerla, ma dovete farlo. Un duello in classe è un conto, ma vai, combattere però maghi oscuri o, come sempre più probabile, goblin, è tutt'altro paio di maniche. Capito, professoressa. Quindi ti consiglio di continuare a esercitarti con assiduità. Magari il signor Sallow saprà darti qualche dritta. Di certo. Nuovo, ottimo lavoro oggi. Avrò presto nuovi incarichi per te. Va bene, basta dare spettacolo per oggi. La lezione è finita. Ben fatto. È stato divertente. Quel duello è stato incredibile. Presto sarà sulla bocca di tutti. Sì, è stato un buon allenamento. Allenamento? Mi è sembrato di affrontare un esperto. Non pensavo che potessi essere così abile con la bacchetta. A meno che... forse questo non era il tuo primo duello. Lo era. Non so, forse ho un talento naturale. Forse puoi scrivirti sì. Quanto vuoi, ma non mi inganni. La magia richiede intento e talento. Sai che ti dico? Potresti essere perfetto per un certo club di duello clandestino. Questo mi piace. Ed esclusivo. Esclusivo e clandestino, hai detto? Ci sto. Ottimo, lo sapevo di averci visto giusto con te. Se vorrai sfruttare appieno il tuo tempo qui a Hogwarts, di tanto in tanto dovrai infrangere qualche regola. No, ma tranquillo. Che sia unirti a un club di duello segreto o intrufolarti nel reparto proibito della biblioteca. Certo. Devi solo essere abbastanza in gamba da non farti scoprire. Non ti preoccupare, ci penso io. Grazie, Sebastian. Lo terrò a mente. Bene, è stato un piacere parlare con te. Sono sicuro che ci rivedremo presto. Ok. Forse in qualcosa di clandestino. Così scopriremo se hai vinto per abilità o fortuna. Se ti interessa, cerca Lucan Brattleby vicino all'ingresso della torre dell'orologio. Sì. Alla prossima. Qua ci deve essere qualcosa. Revenio. Non vorrei mai trovarmi a duellare con la professoressa Hecate. Se mi dici che c'è uno scrigno, ma... Revelio. Fantasmi. Oh. Il professor Rone tende sempre a dilungarsi un po'. Allora, a volte dobbiamo ricordarci noi che la lezione è finita. Allora, ecco. Alla rivolta dei Goblin, per di più, ma nel 1752 al termine della quale il ministro della magia era Albert Butt. Non è vero? Ma che divertimento! Allora non posso andare avanti tipo così per quel ragazzo che dimentica no, cosa. Okay.
Buono, inizio. Aia. Ehi, dietro di te. È rimasto un posto libero. Stai provando con me? Grazie. Ciao, sono Natti. Quindi sei tu il nuovo studente. Così sembra, così dicono in giro. Possiamo iniziare? No. Benvenuti al quinto anno di incantesimi. Bene, sarà un anno fondamentale per la vostra formazione in questa arte magica. Ma io sono certo che saprete affrontarlo con la passione e il rigore necessari per una simile sfida. Bene, ragazzi, adesso aprite i vostri libri alla pagina 517. Porco, mi serve il libro. Prima di iniziare, qualcuno di voi sa qual è la differenza tra le formule dell'incantesimo cambia colore e quello di crescita? Nessuno? Proprio nessuno? Temo proprio che ora sia un po' troppo tardi per studiare. L'estate ha fatto molto male alla vostra preparazione. Si direbbe che durante le vacanze vi siate lanciati oblivion a vicenda. Cazzo ridi. Almeno sapete fare un incantesimo di appello, sono le basi. Come vedi che se la prende con me? Beh, vedo che sarà necessario un bel ripasso. Trovatevi un compagno e prendete posizione ai lati opposti dell'aula. Ora useremo quei libri come fossero gli oggetti contundenti che pensate che siano e a turno eseguite un'evocazione per toglierli di mano all'altro. Basterà un libro per ogni coppia di studenti, signorina Day. Grazie, torna a posto ora. Ah, da questa parte si guarda, perfetto. Accio. Accio. Niente male. Lo so. Impari davvero in fretta. In te vedo del potenziale, ma ricorda, non serve senza allenamento. Ma sto professore mi sta un po' sul cazzo. E potrai sfidare la signorina Onai. Ok. Ben fatto, per oggi abbiamo finito. Oh, ben fatto. Visto che avete tutti acquisito le basi e che è una giornata davvero splendida, stavo pensando che potremmo concederci una piccola escursione per goderci una bella boccata d'aria fresca. Mi piace. Seguitemi. Ritengo che divertimento e maestria siano aspetti complementari. Qualsiasi giocatore di 15 sarebbe concorde. Ma non c'era 15, l'avevo detto. Beh, niente di meglio di un po' di sport per esercitarsi con l'incantesimo di appello, vero? Dai, chiede. Che ne dite se iniziasse il nostro nuovo arrivo? Prego. Cosa devo fare? È molto semplice. Lancia accio su una delle sfere, poi arresta l'incantesimo quando la sfera è dove vuoi tu. Ok. Bene, pensa di essere di fronte a delle gobbie, ma invece di tirarle lontano, cerchi di attrarle verso di te. Ok. Il trucco è riuscire ad attirare la sfera il più vicino al fronte, ma non oltre. Splendido! Mantieni la concentrazione. Un controllo? Non ti preoccupare. Vabbè, non ho capito che devo fare. Ecco così. Lo so, cioè non ho capito che devo fare. Molto bene, punti per Serpe Verde. Molto bene, cosa? Sotto tre. Un po' di sana e amichevole competizione. Signorina Onai, ti va di fare gli onori di casa? No. Vieni, vieni.
Tu sarai il blu come prima, mentre la signorina Onai sarà il rosso. Va bene? Sì, signore. Ok. Vabbè, è una stronza però. Ecco qui. Azzo. Ben fatto. Ecco qui. Sì. Stronza di una palla. Concentrati. Così si fa. Faccio. Fantastico. Terribile, perso. Che ne dici se rendiamo tutto più interessante? Mi pare che siamo già oltre l'interessante. Ok. Ciao. Basta chiacchiere, è ora di concentrarsi. Questo è il round decisivo. Guarda qui. Ecco qui. Bella. Un controllo eccellente. Non fai più la galletta, eh? Vabbè, però c'è, prende punti a Minchius. Così si fa. Come zero. Vabbè, però ho vinto, dai. Molto bene, voi due, molto bene. Tutto? Perfetto, siamo 1-1, siamo pari per la mia. Una volta. La lezione è terminata. Ricordate di prendere le vostre cose. Sì. A ciò. Bella partita. Devo ammettere che avevo sottovalutato. Ah, allora, dovete smettere di sottovalutarmi. Ci ho messo settimane per imparare bene Accio. Quando mi sono trasferita, non ne imbroccavo una. Dopo un po' diventa più facile, te l'assicuro. Così mi consoli. Sono molte le cose a cui devo abituarmi. Altro che. Ricordo bene come mi sentivo quando sono arrivata. Mi sono trasferita qui da Ouagadou poco prima di iniziare Ouagadou. Il quarto anno. A mia madre è stata offerta la cattedra di divinazione. Così abbiamo lasciato l'Uganda per venire dall'altra parte del mondo in una nuova scuola. Un nuovo paese. Ci sta. È stato un piacere parlare e duellare con te. Altrettanto. Ah, credo che il professor Ronen voglia parlarti. Meglio non farlo aspettare. Ok, non c'è lì, così da. Ovviamente puoi usare Accio anche su una parola? Se ti va. Voleva parlarmi, professore? Certo. Sì.
Immagino che la prima lezione di incantesimi ti sia piaciuta. Beh, sì. Beh, non mi aspettavo che la lezione sarebbe stata una gara all'aperto, signore. Che gusto c'è nel fare ciò che è previsto? Nulla. Complimenti, hai battuto una studentessa dotata come la signorina Onai. Grazie, professore. È stata una bella partita. La signorina Onai è un'avversaria tenace, anche se mi sembra un po' distratta ultimamente. Perché sono bello? La professoressa Weasley ha chiesto ai professori di fornirti alcuni insegnamenti al di fuori del curriculum ordinario. Presto ti contatterò per assegnarti un compito speciale. Lo sto ancora preparando. Io non esagerare, eh. Ma che devo fare? Ok, non mi sono abbiamo. Revelio. Nuova missione disponibile. Apri il libro dell'incantesimo. Ho scuola con la Weasley, ho due richieste. Dovremo questo mi porta direttamente qui. Ehi, ciao! Sei il nuovo studente, vero? Vuoi. Ciao, volevi parlarmi per caso? Samantha Dale. Samantha non Dale. Vedevo l'ora di conoscerti. In giro non si fa altro che parlare di te. Spero che il tuo primo giorno stia andando bene. Te la cavi con incantesimi. Grazie. Ti ringrazio, ma non l'ho trovato poi così difficile. Mio fratello William ti direbbe di non essere così umile e di fidarti delle tue capacità, ma lui tende a fidarsi un po' troppo delle sue. Bene, sarà meglio che finisca i compiti. A differenza tua, trovo le lezioni del professor Ronan piuttosto difficili. Questi ragazzi. Vai, libro. Tirami la via. Devo andare dopo scuola. Una risorsa molto utile la tua carta. Andiamo. Inizia dopo scuola con la Weasley. Riguardo alla stanza, professor Sassa, pensavo alla stessa cosa. Tic, forse puoi aiutare. Tic, chiede scusa. Ah, eccoti qui. Eccomi qui. Spero che le prime lezioni siano andate perfette. Sì. Questo? Il professor Fig ti ha insegnato diverse cose prima del tuo arrivo. Scommetto che ci sono molte cose che non mi hai detto sul tuo viaggio di arrivo. È così? Chi è investigatrice questa? Niente affatto, professoressa. Capisco. È come tirar fuori un sonetto da uno thriller. In ogni caso, devi continuare a lavorare su ciò che hai imparato. Grande. Pertanto, ho chiesto ai colleghi di assegnarti degli incarichi in più per velocizzare i tuoi progressi. Il professor Ronan ha menzionato qualcosa al riguardo. Il professor Ronan si incontrerà con te fuori per assegnarti il tuo primo incarico. Ci sta. Ora, a proposito della visita a Hogsmeade di cui parlavo,
Ci siamo organizzati per sostituire i materiali che hai perso, compresi semi, ricette di pozioni e magiformule. Grazie, professoressa. E il signor Ollivander ti procurerà la bacchetta perfetta. Perfetto. A lezione hai usato con profitto una bacchetta prestata, ma scoprirai che con la tua potrai ottenere risultati nettamente superiori. Sono davvero impaziente di visitare il villaggio. Molto bene. Vorrei che per la tua prima visita al villaggio ti facessi accompagnare da un altro studente. Sì. Magari Sebastian Sallow o Natsai Onai. Natsai. Ho notato che ti piace passare del tempo con loro. Sebastian è quello delle cose occulte. Ne sono lieta. Sallow è un giovane mago competente e conosce bene la zona. Ti guarderà alle spalle, evitandoti sgraditi incontri con gli scagnozzi di Rookwood. Rookwood? Un losco figuro del posto. Meglio evitare lui e i suoi sodali, incluso il suo cosiddetto braccio destro, Theophilus Harlow. Finito con l'incarico del professor Ronan, troverai la tua guida all'ingresso del castello. Perfetto. Non c'è tempo da perdere! Prima completi il tuo lavoro e prima potrai goderti una burrobirra ai tre manici di scopa. Mi piace la burrobirra. Dai, libro, portaci. Capito? Cioè, porta il libro. Eccolo là. Con questo pazzo. Eccoti qui. Se io non ti parlo, se io non ti parlo, voleva insegnarmi un nuovo incantesimo, professore. Proprio così. Proprio così. Un incantesimo molto utile. Reparo, l'incantesimo riparatore. Sistema ogni cosa. Potrai riparare un oggetto rotto e riaverlo come nuovo. Vediamo. Potrebbe tornarmi facilmente utile. Più spesso di quanto si creda. Come ti anticipava la professoressa Weasley, non sarò l'unico a insegnarti incantesimi al di fuori delle lezioni. Devi metterti in pari con gli altri studenti. Molti dei tuoi professori hanno consentito a farlo, ma per prima cosa ciascuno ti chiederà di portare a termine dei compiti preliminari. Ne ho alcuni per te da svolgere oggi. Portali a termine e poi torna da me. Imparerai il reparo in men che non si dica. Vai. Completerò subito gli incarichi, professore. Allora, prendi la pagina volante vicino alla statua danneggiata. È la zona giusta. Chissà dov'è la pagina volante. Eccolo. Fatto. Accio. Prendi la pagina volante della torre di difesa contro l'arte oscura. Deve esserci una pagina volante da queste parti. Vieni a vedere. Eccola là. Ecco. Fantastico. Se solo qualche nuovo studente potesse aiutarmi a risolvere. Sì, vabbè, posso dici quali sono. Sai chi sono? Sono Zenobia Nook, la ragazza che tutta la scuola odia senza alcun motivo. Ho fatto due domande. Mi dispiace. Mi dispiace che gli altri studenti non siano più cordiali. Sei gentile. Forse esiste ancora qualche anima buona. Buona. Volevo farmi qualche nuovo amico. Così ho portato la mia collezione nella sala comune. La mia collezione di gobiglie, intendo. Speravo di giocare con qualcuno. Hai presente le gobiglie? Sono simili alle biglie di vetro. Giocarci è divertente. E se perdi ti spruzzano con un liquido puzzolente. Gobiglie? Sembra un gioco divertente. È proprio quello che ho detto agli altri. Ah, la gente è crudele. È solo perché le gobiglie gli hanno sputato addosso del liquido puzzolente. Ma è colpa loro, hanno perso. Imelda non sa proprio perdere. E anche Ever e Teastoria sono terribili. E ora quei bulli patetici hanno nascosto le mie gobiglie in giro per la scuola, in punti molto elevati. Beh, tu li hai messi in una situazione sgradevole e loro hanno reagito. Non scrivo io le regole. Comunque, da sola non so proprio come fare a recuperarle. Non conosco ancora gli incantesimi necessari. Mi serve qualcuno, magari uno studente del quinto anno abile e altruista. Altruista io? Beh, dai.
vedrò cosa posso fare. Apprezzerei molto il tuo aiuto. Se riesci a trovare tutte le mie gobiglie, torna da me. Presto potrò ricominciare a giocare a Snake Pit e Jack Stone da sola. Sì. Quello lo so fare, ma la pagina? Revelio. Devo completare questo. Dovrò tenere gli occhi aperti. Le gobiglie di Zenobia sono in punti elevati. Revelio. Pagina della ghiera pratica. Oh, sono a livello 3. Ecco la gubbiglia. Vediamo con altro. Una delle gubbiglie di Zenobia. Non capisco cosa ci sia di interessante. Manco io veramente, però va bene, andiamo. Ti chiedi mai come fanno? Dovrò tenere gli occhi aperti. Le gobiglie di Zenobia sono in punti elevati. Allora. Come sale le scale. Revelio. Lo scalo. Prego non metterci 2 ore per scendere. Scendere da questa scala. Revelio. Voilà. Faccio. Accidua. Tenere gli occhi aperti. Le gobiglie di Zenobia sono in punti elevati. Accio. Revelio. Accio. Leviosa. Altra pagina. Bon.
le compaiono? Aspetta. Che figata! Ok, non lo posso ancora fare. Dovrò tenere gli occhi aperti. Le gobbie di Zenobia sono in punti elevati. Reveglio! Natura pastorella. Eccola. Rivelli. Cosa? Forse del calice di fuoco addirittura. Attenzione. Questa era l'ultima gobbia di Zenobia. Ora devo andare da lei. Dopo che mi sono girato 20 km da castello, cioè, ma... Scala, scala. Hop. Salta. Salta, rotola. A 140 metri. Olio. Ho fatto le scale. Bellissimo. Oh. Ta 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 ta. Reveglio. Mantello della casa incantevole. Dov'è questo? Spero che avrai più fortuna di me nel rintracciare le mie gobbiglie. Ciao, Zenobia. Ho trovato tutte le tue gobbiglie. Dici davvero? Non credevo che fosse possibile. Come hai fatto? Conaccio. Senso e magia di base. Beh, posso riavere le mie gobbiglie? Oh. In realtà ho deciso di tenermele, così impari ad appestare i tuoi compagni di classe. Cosa? Vuoi tenerti la mia preziosissima collezione? Sto solo scherzando, certo che puoi riaverle. Ah, oh, sia lodato Merlino, mi stavo preoccupando. Chissà se ora che ho riavuto le mie gobbie troverà qualcuno con cui giocare in sala comune. Vai a vedere. Sicuramente troverai qualcuno disposto a giocare dopo la fatica fatta per recuperarle. Buona idea. Vero? Oh, sarà uno spasso. Penso che risate quando le gobbie spruzzeranno i perdenti, ovvero tutti tranne me. Mm-hmm. Beh, io vado. Augurami buona fortuna. Non montarti la testa solo perché hai battuto la casa. Sappi che non si tira mai indietro. Non sto seguendo niente, no. Dovevo seguire la missione principale, missioni. Parlo del professor Ronan. Al momento non sto seguendo niente.
Dove devo andare? Mi auguro che i compiti preliminari non... Ho completato gli incarichi, professore. Ah, sì? Meraviglioso. Puoi dire di sapere gli incantesimi essenziali. Ora proviamo il caro vecchio incantesimo riparatore, va bene? Ricordati di enunciare con chiarezza l'incantesimo e compiere movimenti decisi. Voglio vedere energia. Sulla bacchetta. Bacchetta pronta. Vai, bacchetta. Sì, signore. Ricorda, la tua bacchetta conduce la tua magia. Bravo. Sì, così. Molto bene. Se desideri esercitarti a riparare qualcosa, puoi provare con la statua danneggiata nell'alcova vicino all'acqua. Pare simboleggi una relazione andata in frantumi. Forse qualche innamorato la trovava troppo accurata. Poi ho comprato. Però sono bloccato. Vado ad andare lì. Falcino. Questo devo usare la parola. Oddio, non cammino. Dove devo andare? Piacere vederti qui. Ciao Sebastian. Ah, il mio nuovo pupillo. Mi è stato riferito che le tue scorte scarseggiano e che devo accompagnarti a Hogsmeade a far compere. È la prima volta che ti avventuri nel villaggio? A quanto pare. Sì, non ho mai lasciato il castello dal mio arrivo. Beh, allora farò del mio meglio per essere una guida eccezionale. Dai, guida eccezionale. Hogsmeade è un villaggio pittoresco e ben fornito. Credo che troverai tutto ciò che ti serve. Allora andiamo. Andiamo. Sono felice che la Weasley mi abbia chiesto di accompagnarti. Anch'io. Comunque, grazie. Certo! Sei l'unica persona che mi abbia mai battuto in duello. Per come la vedo io, è meglio tenerti sott'occhio. Dai, sbrigati, corri. Della Weasley, pare che abbia un debole per te. Lo so, sono affascinante. Mi fa molto piacere. È sorprendente che si fidi ancora di me, vista la sfilza di punizioni che ho collezionato. Finisci spesso in punizione, eh? Eh sì. Beh, abbastanza da tenermi occupato. Parlando di punizioni, questa citarella Hogsmeade me ne ha risparmiata una. Felice di averti aiutato. Madama Scribner, la bibliotecaria, mi stava dando la caccia, come capita spesso. La Weasley è venuta a cercarmi e ha convinto la Scribner che dovevo essere non so dove. Corra, corra! Ma spiegami, perché la bibliotecaria ce l'ha tanto con te? Beh,
temo sia un problema di opinioni contrastanti. Lei ritiene che io non sia autorizzato ad accedere al reparto proibito, mentre io, dal canto mio, non concordo. Oh, un attimo solo. Qui è perfetto per raccogliere mosche crisopa. Sono belle da vedere, ma se le cuoci bene, sono un potente ingrediente per pozioni. Per Merlino, dalla foresta proibita, guarda! Che succede? Guarda con i tuoi occhi. Che meraviglia. Uno spettacolo che non capita spesso. Credete che Poppy abbia già visto gli ippogrifi? Ippogrifi. Ovvio. Probabilmente gli altri. A sinistra c'è la foresta proibita. Agli studenti è vietato entrarci. Ah, ecco il motivo del nome. Esattamente. Pensano sia troppo pericolosa. Per me dovrebbero avere più fiducia nelle nostre abilità difensive. Anche per me. Ah, puoi scorgere Hogsmeade dietro quelle rovine. Che cazzo? A casa. Hai avuto modo di esplorare un po' il castello? Un po', però è davvero enorme. Effettivamente è grande. Altro che, io ci vivo da 5 anni e sono solo all'inizio. Ci sono tantissimi luoghi da vedere e da scoprire. Oh, d'accordo. Ne hai qualcuno da condividere con me? Forse un giorno. Non posso rivelare i miei segreti a chiunque me li chieda. Oh, fanculo, ma tu non mi hai ancora detto dove hai imparato a duellare così bene. Nella divinazione è una palla. Ho sempre trovato i destrali in testa alle carrozze un po' tetri. Anche se effettivamente in pochi riescono a vederli. Tu invece li vedi? Purtroppo sì. Però anche tu ne hai viste parecchie di cose, non è vero? Sì. Ad esempio l'attacco del drago. Ti auguro che il resto dell'anno sia più noioso. E qualcosa. Il signor Moon è il custode di Hogwarts. Sembra un po' malconcio. Revelio. Hogsmeade. Salve, signor Moon. Ha già incontrato il nostro nuovo arrivo del quinto anno. Piacere, meglio tornare indietro, signor Fallow. Girate i tacchi e... scappate. Tutto bene, signor? Mi ha guardato dritto in faccia, con quei suoi occhi enormi. Di cosa sta parlando, signor Moon? Un demi... Guys, brutto, peloso... terrificante. Io torno al castello, lì sarò al sicuro. Vai, vai. Buona fortuna a voi. Un demiguys. Non so cosa ci mette nel succo di zucca, ma è evidente che ne ha bevuto troppo. Eh sì, ci vede. Non ho mai visto il signor Moon in quello stato. Il signor Moon è un personaggio. Mia sorella Anne lo stima molto, ma io penso che come custode potrebbe fare di meglio. Tu pensi troppo, signor Sebastian. Esatto, o meglio, lo era. Ora non sta bene, ma migliorerà presto e tornerà a Hogwarts. Hogsmeade. Perché siamo così? Ah, se si potesse catturare la magia di questo luogo. E non so se sia per le botteghe o per la gente, ma c'è qualcosa di speciale qui a Hogsmeade. Io ne sono appena arrivato. Tutti, come falene verso la luce. Bene, come pensavi di procedere? La Weasley mi ha detto che hai una lista di cose da comprare, una bacchetta e così via. Sì, semi di dittamo, delle magiformule e qualche ricetta di pozioni. Perfetto, voglio vedere cosa farai con la nuova bacchetta. E una lista ti permette di avere tempo per curiosare qua e là nel villaggio. Io devo solo fare un salto veloce in un negozio per prendere una cosa per mia sorella. Troviamoci in piazza quando hai finito. Okay. Ricorda, è Hogsmeade. Divertiti. Ok. Il villaggio di Hogsmeade è ricco di tante botteghe di cui interessa. Spero la mappa che sarà da qui da fare la prima mappa.
Ok, la mappa di Hogsmeade si mette mostra i negozianti e i punti di interesse. Per seguire qualsiasi con l'icona, destra. Allora. Quale banda? E sarà qua dentro. Per la maledetta barba di Merlino, di nuovo. Un attimo e sono... È bruttissimo, Levander. Solo un momento. E tu, signor Bot? Buongiorno, sto cercando... Una bacchetta, sì. Alla buon'ora. Sì, io... Alla buon'ora? Sei il nuovo studente del quinto anno, no? Ma che dico, certo che lo sei. Il mio nome è Gerbold Ollivander. Ma di certo avrei già sentito parlare degli Ollivander, i migliori produttori di bacchette al mondo. È un piacere conoscerti, davvero. È la bacchetta a scegliere il mago. Troviamo la bacchetta perfetta, d'accordo? Vai. No, 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 no. Tu no. Ah, sì. Sì. Nucleo potente, 10 pollici e mezzo. Dovrebbe andare. No. Tieni, perché non provi questa? Forza, su, brandiscila. Brandiscila. Che strano. Prova ancora, su, brandiscila bene. Oh, oh, beh, direi che non ci siamo, eh? No. Non preoccuparti, la troveremo. No, tu no. Tu no. Forse... Sì. Legno raro, 13 pollici e 3 quarti, corda del cuore di drago. Proviamo questa qua, invece. Vai. O fa come si può te vedere? Oh cielo! Santo cielo! Tu puoi tornartene dritta sullo scaffale. La cosa si sta rivelando più complessa di quanto pensassi. Vuoi che mi dà una missione? Dove sei? Forse tu? Oh! Ed eccoti qui? Sì, tu potresti essere quella giusta. Ecco, prendila. Prendila. Cos'è? Pino, colto con il drago fragile. 13 pollici. Posso sceglierla? No. Però mi sembra abbastanza malvagia. Interessante. Bella. Classica nera. Curioso invece. Ah, qua posso scegliere varie cose. Interessante. Quale grigio? Spirale storta grigia scura. Anello marrone. No, così è brutto. In vero. Era bellissimo. E così non è male. Interessante. Canera, dai. Canera, non c'è. Questa è bella, spero stolta lì. Curioso in vero. Allora preferisco questa classica F acquisto. Andiamo avanti. Tipo di legno. Pino. Pioppo. Quercia rossa, sopoglia sol. Peccio, sicomoro, vite noce, salice, tasso. Acacia. O bianco, faggio. Peggio, castano, ciruesto, cognolo, ebano, sambu. Vabbè, la bacchetta di sambu. Piezza 13 pollici. 14 pollici e mezzo.
deformabile. Nuclei per bacchetta. La magia potente. Le bacchette con corda di cuore di drago sono molto potenti e imparano in fretta. Acquisto. Che cosa ne pensi? Bella. Ora posso essere veramente un mago. Straordinario. Con questa bacchetta inizia il tuo brillante futuro nella magia. Allora, che impressione ti ha fatto? Buona, diversa. Ho percepito una specie di scarica di energia. Un buon abbinamento. Tra voi c'è una connessione potente. La bacchetta giusta imparerà da te tanto quanto tu da lei. Non vedo l'ora di provarla. Lo immagino. Un nucleo di corda del cuore di drago è in grado di produrre magie brillanti. E il legame tra voi due diventerà sempre più forte. Fammela provare. Non sorprenderti se la tua nuova bacchetta sembrerà percepire le tue intenzioni, in particolare nei momenti di bisogno. Mi sembra fantastico, signor Ollivander. Ti lascerò alle tue cose, allora. Torna pure da me se mai dovesse servirti qualcos'altro. Allora. Salvo la partita. Arrivo Hogsmeade. Ragazzuoli, con questo l'episodio finisce qua. Siamo arrivati a Hogsmeade. Caspita. Allora, abbiamo conquistato la nostra prima bacchetta. Abbiamo imparato altri due incantesimi, forse tre, non mi ricordo più. Comunque, ci vediamo al prossimo episodio. Vi ricordo nuovamente di iscrivervi al canale se vi fa piacere. Mettere un bel mi piace, seguirmi su vari social network. Possiamo tenerci più in contatto che mai. Seguitemi, mi raccomando, soprattutto su Instagram, ragazzuoli. Bene, con questo è tutto. Bella a tutti, ragazzi.